Benvenuti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi questo video veloce, più o meno. Sì, più o meno, vediamo di far presto. In questo video vi presento le mod che userò nella serie in cui farò entrare voi iscritti, che farò entrare tutti, diciamo. Farò entrare due, massimo tre persone, dipende da quanta gente mi serve. In quella puntata lì scrivo faccio il post sulla pagina che poi vi metterò anche il link in descrizione. Farò il post e vi dico: stasera al registro mi servono 2-3 persone. Chi commenta gli passo le mod e tutto. Ovviamente il post lo farò qualche oretta prima in modo da avere il tempo di scaricare tutto. Mettersi bene d'accordo. Allora, bando alle ciance, cominciamo a presentare le mod. Allora, iniziamo da questi. Cosa sto facendo? Allora, iniziamo con questo carretto qua che è appena uscito. L'ho provato, non è male. Visto che la mappa è anche piccola, perché la mappa, come vedete, è la Wild Bechtal, è uscita da un po' di tempo. A me piace molto. Ho scelto questa appunto, mappa piccolina, ma bella. Vedete anche il paesaggio, molto bello. A me piacciono le mappe così, l'ho provata, mi piace molto, ho deciso, ma scelgo questa. E buono. Poi abbiamo il Class Action, sì, il Class Action, buonanotte, il Class Arion 650, appena uscito, sempre di CMT. Che questo è praticamente uguale agli Axion e tutto, ha sempre le stesse cose. Fatto molto bene. Poi, per cambiare un po', anche il Fender Farmer 312 LSA Turbomatic. Sì, il 312. Qua ho comprato il 312, ma vedete, è un pack, c'è il 310, 311, 312. Poi noi non so ancora bene quale compreremo dei tre. Comunque ne ho preso uno giusto per farvi vedere. Comunque, quelli che ci sono sul sito ufficiale di Farming. Poi questo qua che è l'altro carretto uguale a quello, sono due versioni. Questo è più piccolo, senza sovrasponde, che tiene 10.000. E quest'altro invece con le sovrasponde che tiene 15.000, se non sbaglio. Poi abbiamo la trincia John Deere 7180. Che questa qua è una trincia piccolina, ma va bene per queste mappe, visto che è barra piccola, visto che i campi comunque sono piccoli. Infatti vi faccio anche vedere, campi, vedete, non ci sono campi grossi, oltre il 25 e il 36, gli altri sono campi abbastanza piccolini. Direi che questa attrezzatura va più che bene. E poi abbiamo il Massey Ferguson 698 del Contest, che vi ho anche già presentato insieme agli altri due Massey. Questo qua è fatto, secondo me, è fatto bene. E allora ho deciso, ma mettiamo, poi ho deciso di mettere mezzi anche piccoli. E tenere tutto sotto i 180 cavalli, infatti, sì, 180, abbiamo l'Arion da 184 cavalli, che sarà il mezzo di punta dell'azienda quando ci arriveremo. Ho scelto queste poche mod appunto per darvi poche mod da scaricare, così fate anche presto, e cioè per aiutarvi un po', insomma. Deciso, metto poche mod così aiuto sia voi che me, che almeno ho anche la possibilità di avere più aiutanti, visto mettendo meno mod è anche più leggera, si lagga meno poi. Comunque la serie la faremo sempre sul server, anzi adesso sono già sul server che sto registrando e buon. Faccio vedere un attimo la mappa, un po' così. Questa è la farm. Abbiamo sto campo qui. Poi ne abbiamo altri 4. Aspettate. Abbiamo il campo 5, che è questo qui. Il 6, il 9 e l'8. Abbiamo 4 campi. Questa è la farm. Qua abbiamo i silos, che però qua c'è lo scarico di l'orzo, che andate qui. Con l'animation map trigger andate qua e aprite sto affare qua, mettete sotto, scaricate. Qua c'è la colza, qua c'è il frumento.
Poi qua c'è anche la zona delle vacche, infatti qua c'è la ricarica del liquame e lì dietro c'è il letame. Qua dentro abbiamo patate e il mais. Non so come mai hanno scelto di metterlo qua al mais. Non ho trovato le barbabietole. Magari non si sa, lo troveremo durante le puntate. Vedremo. Poi, qua abbiamo anche il biogas. L'abbiamo dietro casa con due vasche. Abbiamo questo mini biogas, mi sembra che ci sia solo questo. Poi, adesso faccio una cosa veloce, che comunque video voglio farlo abbastanza veloce, non voglio farlo troppo lungo. Questi sono gli altri due campi che abbiamo, che ho anche già trebbiati un po' per provare. No, sto sbagliando strada di qua. Devo andare. Dove mi sono incastrato? Di qua. Allora, passiamo in mezzo agli alberi, sì, dai. Allora, qua abbiamo un punto di scarico che è il Landhandel. Poi ci sono, penso ci sia anche, dove sto andando a incastrarmi. Allora, qua abbiamo lo scarico. Penso che questo sia anche, sì, penso che questo sia per la lana. Non vorrei sbagliarmi, ma qua ci sia la lana. Poi qua abbiamo il, qua dentro abbiamo, sì, la calce. Il fertilizzante, è quello, l'utilizzo. Poi abbiamo anche un poster della Fendt. Bene. Qua poi c'è anche il negozio, che qua si comprano i pallet con gli alberi da seminare. E qua c'è lo scarico. Qua c'è la paglia, penso che qua si vendano le balle di paglia, sì, c'è il trigger, infatti, quindi qua si venderà la paglia. Poi qui vicino, adesso appena ci arrivo, qui abbiamo il negozio, lo store, che qua dietro c'è l'area di vendita. Allora, togliamo la super velocità, sennò poi viene un po'. Allora, qua dentro si vende. Lì si compra e qua si vende. E qua dentro c'è anche una specie di officina, che qua potete anche, sì, sbagliato tasto, potete anche aprire le porte qua. Solo da dentro si aprono, purtroppo, ma è comunque bello, dai. Poi, sì, qua si vendono le uova. Una cosa veloce facciamo. Allora, devo andare di qua adesso. Sì, dai. Ce la posso fare. Su, omino, salta. Taglio un attimo per la foresta. Un po' di fretta adesso. Qua abbiamo anche, abbiamo anche un fiumiciattolo, robe così. E qua, appena ci arriviamo, sì, abbiamo un altro scarico, cioè si scarica qua. Qua dovete aprire. Se becco il trigger, magari. Eccolo qua. E si scarica qua dentro. Non penso che ci siano altre cose qua. Fatemi vedere un attimo. No, non c'è altro. Qui appunto c'è sta cosa qua, quel ponticello qua, tutte queste robe qua, qua c'è anche il mulino, infatti questa è una specie di mulino. E insomma, bella mappa. Ci aveva anche fatto la presentazione Killer Croc mesi fa. Mappa molto, secondo me, bella, fatta bene. Adesso devo ritrovare un attimo la strada. Ah, di là, devo andare giù che c'è il riscaldamento, è un altro punto vendita. Allora, andiamo giù di qua. Sì, qua abbiamo un capanno, così non c'è niente di che. Qua abbiamo casette, niente di interessante, diciamo. Tagliamo un po' di qua. Bene, ecco qua la zona che dovevo arrivare. Allora, qua abbiamo il riscaldamento e qua c'è il magazzino del cippato.
E poi c'è. Aspettate che devo trovarlo, che non mi ricordo dov'è. Qua c'è un capanno. Qua c'è la vendita delle uova. E qua ci sono patate. Sì, qua sotto c'è anche un mucchietto d'erba di filato. Che roba è? Non lo so. Fammi vedere qua dentro. Allora, qua dentro non si sa cosa ci sia. Molto interessante. Va bene. Mi stavo anche incastrando. E basta. Cioè, questo qua è il punto vendita. Non so cosa si venderà, solo le patate, penso. Comunque poca roba. Sì, non vedo altro, quindi boh, dovrebbe essere tutto qua. Come vedete anche le zone di foresta sono molto belle. Anche gli alberi un po' diversi, non quelli no, di default. Già più belli, quindi. Direi che mappa è molto bella. Poi dipende dai gusti. Cioè, a me piacciono le mappe così, anche piccole di montagna. Ho visto questa, mi è piaciuta, ho deciso di farla qua. Detto questo, per questo video direi che è tutto. Lasciate un like, commentate ed iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video della serie, di quella normale o di questa qua, dipende quando inizieremo a farla. E ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao!